Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Come vedete ho modificato il colore dei miei capelli e volevo parlarvi del prodotto che ho utilizzato per farlo, che è la Magica CC Capelli della Collister nella colorazione rosso paprika. Questo prodotto è uscito da poco ed è un prodotto molto innovativo che si propone come maschera curativa e colorante, per cui ecco spiegato il motivo delle due C. Curativa in quanto è una maschera che applicata ogni 4-5 lavaggi nutre, idrata, protegge i nostri capelli dai radicali liberi, donando loro luminosità, pettinabilità e morbidezza. Colorante in quanto contiene pigmenti riflessanti e coloranti che possono o riflessare il nostro colore naturale molto di più se scegliamo una nuance molto simile appunto alla tinta naturale, oppure proprio modificarne il colore se scegliamo, come nel mio caso, una nuance differente dal nostro colore naturale. Il bello di questa colorazione è che è temporanea, infatti nel giro di 4-5 lavaggi se ne va. Ed è un aspetto che io amo particolarmente perché non sono una grande fan delle tinture per capelli definitive, siccome i miei capelli crescono molto in fretta e non voglio essere schiava della ricrescita. La review di oggi, lo voglio premettere subito, è una review basata sulle prime impressioni date dal primo utilizzo del prodotto, per cui impressioni a caldo. Sicuramente impressioni positive perché il prodotto mi piace molto e ve lo dico subito. Se nel corso del tempo dovessi modificare la mia opinione, vi terrò sicuramente aggiornate e soprattutto vi terrò aggiornate per quanto riguarda l'aspetto curativo, che magari sarà visibile dopo varie applicazioni, non certo dopo la prima applicazione. Il prodotto viene venduto all'interno di questa scatola in cartone illustrativa, all'interno della quale troviamo queste istruzioni dettagliate, un paio di guanti neri in gomma lavabili e quindi riutilizzabili, e infine la maschera vera e propria all'interno di questo flacone da 150 ml argentato, molto pratico non solo perché contiene tanto prodotto, ma anche perché, siccome il prodotto, come vedete, è molto pigmentato, quindi i pasticci sono inevitabili durante l'applicazione, molto comoda da lavare e asciugare dopo averlo utilizzato. Il prezzo di questa maschera è di 13 euro e a mio parere, siccome di prodotto ce n'è tanto e va applicato ogni 4-5 lavaggi, il rapporto qualità-prezzo è molto vantaggioso. Per quanto riguarda le nuance vendute all'interno di questo prodotto, oltre al rosso paprika, che è quella che ho utilizzato io e che può essere applicata su capelli rossi, biondi o castani, abbiamo anche il biondo vaniglia, che va bene per capelli chiarissimi oppure bianchi oppure mesciati, il biondo miele, che è quella che va bene per tutti i tipi di biondo, e poi abbiamo, scusate se leggo sulle istruzioni, ma sono tante, il castano nocciola, che va bene per capelli castani chiari o biondo scuri, il castano cioccolato per capelli castani scuri o chiari, e infine il nero liquirizia, che va bene per capelli castano scuri oppure capelli neri. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, è un prodotto in linea col marchio Collister, quindi un prodotto di elevata qualità. È un prodotto curativo, quindi non aggressivo, non solo rispetto ai nostri capelli, ma anche rispetto al nostro cuoio capelluto. Infatti, se anche voi come me avete una pelle e quindi un cuoio capelluto un po' delicato, con le tinture vi sarà capitato, a me è successo, che dopo l'applicazione il cuoio capelluto rimanga irritato almeno per un giorno o due. E devo dire che con questo prodotto non accade assolutamente nulla di tutto ciò, per cui mi ha favorevolmente impressionato, anche perché il prodotto non contiene ammoniaca, non contiene ossigeno, né nessun'altra sostanza aggressiva normalmente contenuta nelle tinture per capelli. Un altro aspetto che mi ha colpito favorevolmente di questo prodotto è il fatto che, essendo innocuo, non è necessario, a differenza di quanto accade per le normali tinture per capelli, effettuare il test di tollerabilità sulla nostra cute 2 giorni prima di applicarlo, per cui anche da questo punto di vista possiamo andare tranquille. Il prodotto può essere applicato sia sui capelli dal colore naturale, per cui a seconda del tipo di colore che sceglierete otterrete dei riflessi, come ho già detto, se scegliete una nuance molto vicina al vostro colore naturale. Altrimenti, come nel mio caso, se scegliete una nuance che si discosta, otterrete, oltre che dei riflessi, anche un colore, quindi differente. Per quanto riguarda la coprenza sui capelli bianchi, il prodotto li mimetizza perfettamente. Io ne ho già qualcuno qua e là e devo dire che li ha coperti perfettamente, per cui non si vedono più. Se i vostri capelli sono già tinti, voi potete tranquillamente applicare il prodotto, che avrà degli effetti benefici proprio sulla tinta, in quanto innanzitutto mimetizzerà la ricrescita. Potrete
poi contrasterà la degradazione del colore che normalmente avviene qualche tempo dopo aver applicato la tintura, ed esalterà sia la tinta che i riflessi contenuti in essa, per cui anche qui effetti benefici. Come si applica il prodotto? Voi dovete lavare i vostri capelli, dopodiché tamponarli, indossare i guanti e applicare direttamente dalle radici alle punte la maschera. La maschera, come vedete, si presenta proprio come una crema vera e propria, per cui va proprio applicata con le mani direttamente dalle radici alle punte. E qui mi sento di darvi qualche consiglio pratico per evitare pasticci. Allora, innanzitutto vi conviene tamponare un po' la zona, perché comunque il prodotto sporca abbastanza. Poi secondo me è meglio farsi aiutare da qualcuno, cosa che io non ho fatto ma che la prossima volta farò, almeno come supervisore, per controllare che abbiate dato bene il prodotto, soprattutto se avete tanti capelli lunghi come nel mio caso. Poi un'altra cosa che bisogna fare è pettinare il prodotto dalle radici alle punte per distribuirlo uniformemente, per cui io parto un pochino svantaggiata, perché avendo i capelli molto ricci, nonostante li abbia districati prima di applicare il prodotto, comunque sia è facile che si formi magari qualche chiazza di colore qua e là. Dopo aver applicato il prodotto dovete aspettare un tempo di posa che va da un minimo di 5 minuti a un massimo di 15, a seconda dell'effetto che volete ottenere. Nel mio caso ho lasciato sul prodotto per 12 minuti, dopodiché lo sciacquate e procedete con l'asciugatura e lo styling abituale. Per cui ragazze, io credo di avervi detto grosso modo tutto quello che vi volevo dire. Avrete capito che è un prodotto che mi piace molto e che quindi mi sento di consigliarvi. Ho sentito alcuni pareri di altre ragazze che non ne sono particolarmente entusiaste, ma perché loro avevano scelto una nuance molto vicina al loro colore, per cui avevano solo ottenuto dei riflessi e praticamente magari si aspettavano di più, per cui bisogna fare molta attenzione alla nuance scelta. Fatemi sapere cosa ne pensate anche del colore applicato su di me, sono curiosa di sentire le vostre impressioni. Spero di esservi stata utile, io vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo presto, se vi fa piacere, al prossimo video. Ciao!